Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Allora, quest'oggi, come sapete, come ogni puntata ormai è diventata mensile questa rubrica, parleremo delle foto più interessanti e tra queste anche la foto che ho ottenuto maggior mi piace durante il mese di marzo. Devo dire che insomma vengono sempre selezionati degli ottimi progetti e questo mese poi c'è stata una partecipazione maggiore, infatti abbiamo due video, abbiamo diversi vocali, insomma c'è stata una grande partecipazione, ci avete inviato anche le foto. Parlo troppo, vero? Lo so. Vabbè, iniziamo subito, non prima di avervi fatto vedere la nostra sigla. Il primo progetto di cui parleremo quest'oggi è di Monica Paggi, eccola qui, la vedete in tutto il suo splendore, che ha realizzato questo maglioncino con vediamo cosa. Monica ci ha inviato un vocale nel quale parla un po' di sé, di questo progetto, quindi ascoltiamolo insieme e vediamo qualche foto che ci ha inviato. Ho scelto quel progetto perché mi interessava sperimentare la tecnica ad esagoni proposta dalla fata tuttofare. Io ho iniziato a lavorare all'uncinetto a 7 anni perché la mia maestra delle elementari mi ha insegnato. La prima cosa che ho confezionato è stata una sciarpa a strisce bianca e rossa e poi da lì ho continuato più o meno saltuariamente negli anni a sperimentare la realizzazione di diversi oggetti. Quando facevo la maestra d'asilo confezionavo anche degli animaletti, dei giocattoli, un po' praticamente sarebbero i progenitori degli amigurumi, credo, e piacevano molto ai bambini, gattini, cavallini, cagnolini, paperette, tutti animaletti fatti con l'uncinetto. Io abito in Alto Piemonte, in un paesino vicino a Domodossola, che si chiama Varzo, al confine con la Svizzera. È un paesino di montagna piccolino, ma dove mi piace vivere perché amo la tranquillità. E l'uncinetto l'ho ripreso in mano da un paio d'anni e adesso in particolare mi piace realizzare capi di abbigliamento e faccio il più delle volte riferimento ai tutorial della fata tuttofare. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Arrivederci. Grazie infinite Monica per averci permesso di condividere il tuo progetto, ma vediamo adesso chi troviamo al secondo posto. Per il secondo progetto di quest'oggi invece parliamo di Donatella Avena. Donatella ha realizzato delle borse che mi sono piaciute tantissimo, infatti sono quelle borse classiche, quelle shopper bag, quelle borse utili per andare a fare la spesa, quelle che, insomma, diciamolo, utilizziamo per la maggiore perché possiamo infilarci all'interno la qualunque. E lei ha utilizzato, vediamo, Donatella ci ha dato poche informazioni, ma quelle giuste, quelle di cui avevamo bisogno, vale a dire i punti che ha utilizzato per realizzare queste borse. Nel dettaglio, per la borsa color verde ha utilizzato il punto alto, per la borsa mandarina ha utilizzato il punto X, invece per la viola ha utilizzato il punto basso in costa retro. Le foto insomma parlano da sé, ma l'importante, io credo, ciò che racchiuda il tutto sia l'ultima parola che lei ha scritto in merito alla descrizione che ci ha inviato, vale a dire soddisfattissima, preciso. Se oltretutto siete interessati ai suoi articoli, sappiate che ha anche un account Instagram denominato Gli Intrecci di Dona, intervallato da un underscore dopo ogni parola, quindi Gli underscore Intrecci underscore di underscore Dona, punto. E veniamo adesso invece al progetto numero 3, ed è quello di Laura Giansante, che ha realizzato questo alla moda classico senza tempo giacchino piede pull con... Allora, con Laura cerco di essere davvero proprio
stretta stretta, perché ci ha inviato due video, uno nel quale parla prettamente del suo progetto e uno in cui ci parla invece un po' di sé. Quindi guardiamolo e ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, sono Laura e vivo a Chieti. E vi racconto la mia passione per l'uncinetto. Io sono nata e cresciuta in Svizzera e nella scuola svizzera ci hanno insegnato durante le lezioni di educazione domestica a usare l'uncinetto e anche i ferri, ma l'uncinetto per me è stato sempre diciamo lo strumento che mi appassionava di più. E noi fino a qualche anno fa abbiamo vissuto a Torino, proprio nel periodo del lockdown, e lì durante quel periodo brutto io, non sapendo cosa fare, ho ripreso in mano l'uncinetto e mi sono data da fare, ho iniziato a seguire i tutorial e i prodotti, i vestiti, che le maglie che mi potevano interessare di più. E ora è diventata una vera e propria passione e droga, non riesco a fare a meno, sto sempre con l'uncinetto in mano e cerco di insegnarlo anche a mia figlia, alle amiche, a qualcuno, perché penso che sia un lavoro veramente bello e ti dà tante soddisfazioni. E questo progetto è nato dal fatto che ultimamente vedevo nelle vetrine i capi di The Pool e quindi ho detto adesso devo realizzare qualcosa, una sciannellina, e così ho cercato dei tutorial e ne ho trovato uno che mi ha ispirato tantissimo. Non ho avuto molte difficoltà a realizzarlo. Ho usato il filato della Tessiland, il Frida, che io adoro perché è molto leggero e si lavora veramente benissimo. Ho usato l'uncinetto numero 3,5 e ho usato circa 4 gomitoli bianchi e 4 neri. E voilà, il progetto è stato realizzato. Laura, continua ad insistere con tua figlia, con le tue amiche, continua ad insistere perché l'arte dell'handmade è un'arte davvero senza tempo e che poi anche loro avranno modo di capire e sicuramente utilizzare e apprezzare. E veniamo invece alla foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di marzo. Allora, la protagonista di questa foto ha realizzato non uno ma ben due progetti. Ha preso spunto per entrambi dalla fatta tuttofare, vi è piaciuta tantissimo, ha realizzato una maglia e una borsa, maglia Vittoria e borsa Alex Queen 2.0, come abbiamo detto prima, della fatta tuttofare. Per chi è avvezzo e chi frequenta e ci segue sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, probabilmente un'idea se la sarà fatta. Per chi invece non lo fosse, parliamo di Agatha Arnault, una simpaticissima e carinissima ragazza che ha realizzato appunto questi due progetti. Vediamo esattamente con cosa, poi l'ascoltiamo e insomma parliamo un po' di lei. Vediamo. Ci ha inviato un vocale, quindi ascoltiamolo e guardiamo anche qualche altra foto che ci ha inviato. Ciao Valentina e ciao a tutti gli amici di Tessiland. Vi ringrazio tantissimo di avermi contattata, sono davvero felice di parlare con voi di questi progetti realizzati grazie ai tutorial della fatta tuttofare. Allora, per quanto riguarda la maglia Vittoria, è stato amore a prima vista vedere questa maglia realizzata in maniera semplice e veloce, ma comunque di grande effetto. Ho abbinato due tipi di filati, il kid color ocra e l'adele arancione, il tutto utilizzando l'uncinetto numero 4. Per questo progetto mi piaceva tantissimo creare una maglia leggera ma nello stesso tempo calda da poter utilizzare anche in primavera e per questo ho scelto la combinazione di questi due filati. Invece per la borsa Alex McQueen 2.0, anche qui fin da subito, appena è uscito il tutorial della fatta, mi sono innamorata del modello che richiama molto la borsa borbonese e inoltre i colori che ho scelto sono stati identici a quelli della fatta perché erano colori primaverili e che per il mio stile riesco ad abbinarla tanto anche nel tempo libero. Per la borsa ho utilizzato il set Alex McQueen color navy, la tracolla in resina, infine per il filato io ho usato il tie sublime color carta da zucchero, il tutto anche qui con l'uncinetto numero 4.
E detto ciò, certo vi do la mia autorizzazione a citarmi e a utilizzare la mia foto del 4 di marzo. Sono strafelice di quanti like ho ricevuto e vi ringrazio moltissimo perché siete una bella azienda con dei filati e dei materiali davvero al top. Vi ringrazio e vi saluto a tutti. Un bacione, grazie. Ciao ciao. Le abbiamo chiesto oltretutto qualcosa in più di sé. Quando parliamo di una ragazza così giovane, così interessata e oltretutto anche brava per quanto riguarda l'arte dell'uncinetto e dei ferri, è sempre piacevole sapere come il tutto sia nato. E Agata ci ha confessato che proprio durante il periodo del lockdown, e oggi come abbiamo ascoltato non è stata la sola, si è interessata a questo mondo. È finita su alcuni video tutorial nei quali vi erano queste creazioni all'uncinetto e quindi si è innamorata di questa cosa, cioè del fatto che da un singolo morbidissimo, piccolissimo, tenerissimo gomitolo potessero nascere delle creazioni così favolose. Ordinando il suo primo set uncinetti, è iniziato piano piano con alcune piccole creazioni come svuotatasche o cestini, per poi arrivare, come avete visto oggi, a realizzare questi due meravigliosi progetti e a ottenere oltretutto come risultato quella di aver realizzato la foto, o meglio le creazioni che hanno ottenuto più mi piace durante il mese di marzo e quindi essere selezionata per questa puntata di Tessiland Condivision. E quindi noi non possiamo fare altro che complimentarci sia per il risultato ottenuto, sia per i progetti che ha realizzato e sia anche per la perseveranza e la costanza che ha avuto nel cimentarsi in un mondo nuovo, inizialmente forse un po' difficile, ma che sicuramente dà grandi soddisfazioni. Nella prova. Brava Agata! Ok! E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Mi sono proprio piaciuti questi progetti e poi insomma ecco vedervi partecipi e curiose di sapere quando sarebbe stata online la puntata di oggi riempie insomma il mio ma anche quello di tutte le persone che ci sono dietro questa rubrica il cuore di gioia. Andiamo adesso alle cose da dire e da ricordare ogni volta, vale a dire di seguirci su tutti i nostri social, la nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e i nostri account Instagram, Pinterest e TikTok. Stiamo arricchendo il nostro blog di tanti nuovi articoli super interessanti. Di iscrivervi ovviamente alla nostra newsletter e di seguire le nostre live con Andrea, che come avete visto insomma sono davvero piene di novità, piene di informazioni e anche divertenti, diciamolo, insomma con... Insomma, per strapparvi un sorriso, Tessiland cerca di fare anche questo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo mese, alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Mi raccomando, pubblicate i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e basta. Finito, sì, finito. Perfetto. Alla prossima, ciao! Ciao. Ah, devo fare la foto? Sì. Vuoi fare la foto? E che foto vuoi fare?